Nuovo Editore presenta Love Management, il segno del tuo passaggio nel tempo, di Miranda Sorgente. Introduzione. L'immortalità non sta nelle cose che hai accumulato, ma nelle persone che la tua vita ha influenzato positivamente. Ma perché non metti tutte queste cose che mi stai dicendo in un libro, un manuale, insomma qualcosa che possa rimanere nel tempo e non venga dimenticato? Mi disse Romano, un mio cliente alla fine di una sessione di executive coaching individuale. Beh, sai, quello che vediamo qui insieme è legato al momento, nasce da tanti spunti, ispirazioni che derivano da situazioni vissute, rielaborate. Non esiste una struttura tanto stabile da scriverne un libro. Intanto cominciavo a pensare che forse aveva ragione, che tutto quello che avevo appreso in questi anni valeva la pena renderlo disponibile al maggior numero di persone possibile. La condivisione permette l'ulteriore crescita anche di se stessi. Un lago può accogliere la vita al suo interno solo se ha a monte un fiume che gli porta costantemente acqua nuova e a valle un altro dove può riversare le sue acque. Deve esserci un flusso costante, altrimenti la vita del lago scompare. Dopo qualche giorno, al termine dell'ultima sessione di training presso un'azienda cliente, tutti i collaboratori hanno riempito il questionario di Customer Satisfaction. Alla fine venivano chiesti suggerimenti per poter migliorare il nostro servizio negli eventuali progetti seguenti. Una gran parte delle persone chiedeva che i concetti e le idee che venivano esplicitati durante le sessioni venissero messi in un manuale, un libro, delle schede, in modo che tutto potesse essere a loro disposizione anche dopo le sessioni. Ok, ho capito, il messaggio è arrivato. A quel punto mi sono decisa ad iniziare la stesura di questo corso, che raccoglie tanti concetti maturati nel corso degli anni ed elaborati attraverso la mia esperienza in aula, durante corsi che ho frequentato come partecipante, durante le sessioni individuali di coaching, nelle piacevoli chiacchierate con clienti e amici al telefono, a cena o davanti ad una tazza di tè durante le mie meditazioni, nelle sessioni di allenamento di running, nelle scalate in montagna o in una ascesa di sci alpinismo. Insomma, qui c'è una parte della mia vita. È un piacere per me condividerla con quanti stanno facendo un percorso di crescita e sono degli esploratori, che non si accontentano e sono alla ricerca continua di qualcosa che possa dare un senso più profondo alle cose e cercano strumenti per poter essere più efficaci, per ottenere di più, facendo meno sforzo e divertendosi, come me. Con questo corso potrai prendere coscienza di quanto la tua comunicazione influenza la tua qualità di vita. Potrai fare dei salti di qualità nel tuo modo di comunicare attraverso una maggiore consapevolezza del potere della tua comunicazione, l'acquisizione di sistemi per poter chiarire e riordinare i tuoi pensieri prima che diventino parole, una migliore comprensione dello scopo della tua comunicazione in ogni momento, lo sviluppo di una connessione con il tuo interlocutore prima ancora di comunicare con lui, l'organizzazione e la strutturazione della comunicazione in funzione del tuo interlocutore e poi per lasciare un segno del tuo passaggio nel tempo attraverso le tue parole. L'arte di comunicare va ben oltre la capacità di dire qualcosa ad una o più persone. È l'espressione rivelatrice di ciò che siamo veramente. Nella nostra esistenza, ogni attività è in qualche modo comunicazione, anche quando non diciamo assolutamente nulla. L'uomo è l'unico tra gli esseri viventi ad avere il dono della parola, ed è quindi nostro diritto e dovere, come uomini e donne, usare questo dono al meglio. Quando una persona non è in grado di dire chiaramente quello che intende realmente, per nervosismo, timidezza, inconsapevolezza, rabbia, timore, o perché i processi del pensiero sono nebulosi, allora anche la sua immagine diventerà debole, fraintesa e si svalorizzerà agli occhi degli altri e di se stesso. La soddisfazione a livello personale, sociale e nel lavoro dipende in larga misura dalla capacità di comunicare con chiarezza agli altri chi siamo, quali sono le cose in cui crediamo, quali sono le nostre idee.
In un contesto dove gli equilibri sono così delicati a livello locale, nazionale e internazionale, è fondamentale che i canali di comunicazione tra le persone e tra i popoli siano aperti e liberi da maschere e incrostazioni causati da paura e incompetenza nell'arte del comunicare. Tutti noi, nel nostro ruolo, possiamo essere artefici della direzione che può prendere il mondo. Ogni nostra parola è una goccia che riempie un grande contenitore. Possiamo scegliere sopra quale contenitore posizionarci. I principi sono semplici, ma estremamente efficaci e profondi. Tradurli in pratica è una questione di volontà, allenamento, abitudine e di atteggiamento costantemente teso alla crescita e al miglioramento. Sono principi che ci ispirano a non avere paura, ad essere noi stessi davanti allo specchio e davanti agli altri, e ad essere la stessa persona in entrambi i casi. Questo corso racconta la storia di Chiara, una giovane manager rampante dei nostri giorni con tante ambizioni. L'incontro con Maria, una coach imprenditrice di successo, le apre la strada verso la vera realizzazione di sé come persona e come professionista, attraverso l'arte del comunicare. Tutti noi possiamo essere come Chiara. Vivi con lei il suo percorso, metti in pratica insieme a lei i suggerimenti del coach nella tua vita personale e professionale e ammira i cambiamenti che avverranno. Sviluppa la tua comunicazione al massimo delle sue potenzialità. Lascia un segno del tuo passaggio nelle persone che entrano in contatto con te, anche per pochi minuti, e diventerai immortale.